quanto riguarda la TASI in commissione, tant'è che dobbiamo fare una serie di commissioni sugli equilibri di bilancio che vanno ridefinite, dentro i quali ci sarà anche questo aspetto. Grazie. Consigliere dell'Episcopia. Consigliere dell'Episcopia. Grazie Presidente. Posso? Io a differenza del consigliere Materdomini, sì, mi sento un cittadino, ma mi sento anche, avverto la responsabilità e l'onere e l'onore che i cittadini mi hanno dato per nel far parte di questa assise comunale. Io sinceramente, Presidente, sono dire basito, non uso altri termini. Sì, ma consigliere, le rispondo subito. Rimango basito perché io fossi stato in lei, come se fossi stato il consigliere Leonetti o il consigliere Adducci, io sarei stato zitto oggi. Io sarei stato zitto, Presidente. Giusto per, tra virgolette, non parlare così a chiacchiere, vado a leggere la sentenza del TAR, perché non l'ho scritta io, no. Io non ho comunque le conoscenze del consigliere Adducci, quindi non l'ho scritta io la sentenza del TAR. Allora, tale termine non può essere derogato, stiamo parlando del 30 di luglio, a cagione del factum principis considerato, ovvero sia la data delle elezioni amministrative, e ciò sia per la notorietà dell'evento fissato con crondo anticipo, io voglio sottolineare questo punto, sia per l'ampio lasso di tempo a disposizione degli organi uscenti. Io, Presidente, lo sapete che non so né leggere né scrivere, però gli organi uscenti dovrebbe essere la precedente amministrazione, anch'essi in tutta evidenza rappresentanti del corpo elettorale, dice la sentenza del TAR. Per l'adozione di ogni decisione in materia di fiscalità locale, non essendo ravvisabile alcuna limitazione alle prerogative di questi, ultimi, derivanti dalla pendenza della consultazione elettorale, che vuol dire, tradotto, che ben poteva il precedente consiglio comunale guidato dal consigliere Adducci approvare le delibere nei termini previsti in relazione alla materia fiscale del bilancio di previsione di consunti. Quindi, allora, per fatto personale poi può venire consigliato a due. Poi, non ricordo, c'è un articolo, sempre perché io, tra virgolette, ho delle idee così di base, c'è un articolo di aprile 2015 dell'allora consigliere Paterino, la quale l'invitava, consigliere Adducci, a predisporre tutti gli atti idonei per poter portare alla votazione il consiglio comunale da lei presieduto. Questo stiamo parlando di aprile 2015. Abbiamo visto che fine aprile 2015 avete aumentato con delibera di giunta la TARI. Adesso oggi venite a dire voi il consiglio comunale avete approvato di TARI. Ma con quale coraggio? Presidente, con quale faccia? La minoranza si permette di fare alcune dichiarazioni? Io sono basito. Io sono basito. Allora ci vogliamo veramente mettere insieme a risolvere i problemi? E no che il consigliere Iacovone viene a dire siete la peggiore amministrazione negli ultimi 30 anni, quando c'è una sentenza del TAR che dice esattamente il contrario, che la peggiore